Mi servirà una nave. Devo andare dal costruttore. È una bella nave, Telemene. Alexios! Proprio così. Ed è pronta a solcare le onde per il capitano giusto e per il giusto prezzo. Mi serve proprio una nave, Telemene. Tutti a Cefalonia vorrebbero una nave. Ho un passaggio su a bordo. Conosci questo postaccio? Ci sono cresciuto. Anche se avessi una nave, chi remerebbe? Tu! Vorrei proprio vederti! Siamo a Cefalonia. Troverei di sicuro qualcuno disposto a lavorare per uno straccio di paga solo per andarsene da questo scoglio. Di questi tempi i mari sono più pericolosi del solito. Sarebbe un suicidio. Non mi sei d'aiuto, Telemene. Non so se aiuta, ma ho sentito che il ciclope sta venendo a prendere te e Marco. Sono solo voci. Non credere a tutto quello che senti. Sembrerebbe anche che abbia attraccato nella Baia dei Ladri. La sua nave, farà un salto alla Baia dei Ladri. Fai attenzione. Quel bastardo ha un caratteraccio. Potrei occuparmi del ciclope e appropriarmi della sua nave. Due piccioni con una fava. Su, andiamo. Partiamo. Dai.
Andiamo, andiamo. Forza. Andiamo. Piano, piano! Ciclope, è ora di fare due chiacchiere. Qui attorno l'allerta è massima. I dei mi sono testimoni, lo giuro! Di quali dei parli? Che differenza farebbe se... tutti gli dei, ve lo posso giurare, tutti gli dei! Non ho mai sentito un uomo dire tante stronzate sugli dei in tutta la mia vita! Lascialo stare. A nessuno su quest'isola è permesso di dire quella parola! Per caso ha detto Ciclope? Ha ferito i tuoi sentimenti. Non mi piace quando mi chiamano così. Non l'ho detto io. Ma sei così grasso. Cioè, voglio dire, grosso e forte. Ed effettivamente hai un solo occhio. Il mio occhio
Ridammelo. Ridammelo e non ucciderò Marco per avertelo fatto rubare. Ridammelo! Lo vuoi? Prendilo. Ammazzerò in fretta! Quindi sarò io a ucciderti, pare. Non temere, ti ammazzerò in fretta. Ehi, ombra dell'aquila! C'è chi è più forte di te! Perdiamo un istante di più qui. Persino ratti come questi hanno amici a Cefalonia.
Questo era un bel villaggio. Ora è solo un covo di anarchici e criminali. Meno male che ci sei tu. Sembrano davvero temerti. Non ti ringrazierò mai abbastanza. Ho passato una vita in mare. Sarebbe stata un'onta annegare in una giara. Ah, sono proprio un maleducato. Sono Barnaba, capitano della Drestia. Bene, Barnaba. Piacere di conoscerti. Sono Alexios, Mistios di professione. Oh, ma di certo sei molto di più. Che vuoi dire? Quando stavano per annegarmi, ho pregato gli dèi. E quando ho tirato fuori la testa dall'acqua, c'eri tu. Tutta Cefalonia ha sentito le tue preghiere. Io ero solo il più vicino. E per combinazione combatti come Achille. E le ali di Zeus ti proteggono dall'alto. Da dove vieni? Da ogni dove, da nessun dove. La Drestia è la mia casa. Ma sono nato in un oliveto di Mykonos. Non ci torno da quando sono partito per il servizio militare. Quindi sei un soldato? Lo ero. Io e i miei fratelli eravamo capitani della flotta ateniese. Finché una notte la furia di Poseidone non distrusse le nostre navi. Quella fu la notte in cui lo vidi. In cui vedesti cosa? Il dio del mare non comanda solo i venti e le onde quando scatena davvero la sua furia. Vidi la sua bestia omicida. In pochi mi credono, ma quest'occhio cieco ne è la prova. Fui punito per aver visto la creatura segreta di Poseidone e per essere sopravvissuto per raccontarlo. Perché quegli uomini ti hanno attaccato? Oh, conosci gli isolani. Senza offesa. Gli ho parlato del mio ultimo viaggio e in un batter d'occhio hanno iniziato a comportarsi come selvaggi. Che storia gli hai raccontato per farli arrabbiare così tanto? Abbiamo trovato un naufrago alla deriva. Prima che morisse, ci ha raccontato una storia da far gelare il sangue. Parlava di una creatura orribile. Brutta oltre ogni immaginazione. Ho pronunciato le parole mostro da un occhio solo e mi sono ritrovato con la testa sotto l'acqua. Già, il ciclope tende a prenderla sul personale. Così hai una nave. Certo che sì. Gli dèi non vogliono che resti bloccato in questo posto. Dov'è ora? Grazie a te e ancora al porto di Sami, dove l'ho lasciata. Forse sono le Moire che ci hanno fatto incontrare. Ho bisogno di una nave e di un equipaggio. Mi hai salvato la vita. Offenderei gli dèi se non te la offrissi in cambio. Quindi, è un sì? Io, la mia nave e il mio equipaggio siamo al tuo servizio. Si vede proprio che non sei di qui. Per gli dèi, sì, e ne sono lieto. Ora vieni, ti mostro la Drestia.